Un servizio su essere o apparire non poteva mancare Sandra Milo. Eutanasia, fidanzamenti fasulli, plastiche, tutto pur di, sopra le righe, pur di essere sui giornali. Non c'è il rischio del troppo, di seccare? No, è un po' dura, ma. Sì, è vero, questa domanda in genere me la fanno tutte quelle persone che sui giornali non ci sono mai. Questo è vero. Invece io volevo sapere, siccome lei è bravissima a promuoversi, una montatura di un ufficio stampa che secondo lei è stata azzeccatissima, anche magari che non riguardi lei, o di un ufficio stampa di un film, di una trasmissione, che Io però. non saprei dirle perché veramente posso parlare per me stessa, in Allora, una quanto, particolarmente ecco, riuscita. per quello che mi Ecco. riguarda partono sempre da un'idea vera, che poi ovviamente viene interpretata da tutti quelli che ne scrivono, ne parlano, la promuovono e quindi passa attraverso varie persone. E quindi alla fine può essere un po' deformata quello che all'inizio, quella che era l'idea iniziale, no? Una particolarmente non se la ricorda, una particolarmente così che è servita veramente a promuovere quel determinato Ah sì, prodotto. una volta facevo un film, Vanina Vanini, e mi ricordo Roberto Rossellini aveva lanciato per la prima volta, allora lo chiamava il panzino, era quello che poi è diventato lo zoom, no? Quindi facevamo questa scena lontanissima. Gli attori recitavano e tante volte, così a un certo punto mi ha preso fuoco la parrucca, non se ne è accorto nessuno. Hanno continuato a girare con me che prendevo fuoco. Ecco, è stata poi una promozione del film straordinaria perché questo filmato e queste fotografie tratte dal film, dalla pellicola, sono andate dappertutto. Però anche lì partiva appunto da una cosa verissima. E quindi non ha un'idea nuova per lanciare la trasmissione, o la trasmissione che lei farà, so che farà una nuova trasmissione, oppure per un così Sì, l'idea in. nuova c'è, certo che c'è l'idea nuova. L'idea nuova parte dal fatto che L'amore è una cosa meravigliosa, questo programma che farò su Rai 2 a partire dal 27 di novembre di questo mese, dalle 15 alle 16, tratta l'amore. L'idea nuova, se vogliamo, è questa, il fatto che dell'amore se ne parla pochissimo e in genere con molti pudori. Ecco, parlarne con naturalezza, senza pudori. E soprattutto parlarne attraverso storie, racconti di vita vissuta, no? Cioè di amori vissuti veramente, raccontati con sincerità, con semplicità, e poi aiutare gli altri in fondo a capire meglio l'amore, a interpretarlo meglio, ad accoglierlo meglio. Credo che l'idea nuova sia questa, cioè sia un programma dal punto di vista sociale estremamente valido. Poi io vorrei dire a tutti, molto semplicemente, vorrei dire ecco che l'amore è come un bambino sconosciuto. Bambino sconosciuto che entra in una casa, no? La casa è il nostro cuore, entra dentro e bisogna accoglierlo così, con grande disponibilità, con tenerezza, con delicatezza e anche con molta volontà. E senza farne quindi una televisione di Com'è? servizio, senza farne quindi una televisione di servizio, come oggi si usa dire per tante trasmissioni. Come no? Scusi, ho appena detto che si tratta di una trasmissione a carattere sociale, quindi di Ecco, allora utilità. sì, io Eh questo sì, volevo certo, deve sapere, anche esserci. questo. Se il suo viso preferisce rivederlo sui giornali, sullo schermo, sul video o sullo schermo cinematografico? Ma io tutto sommato sui giornali mi sembra che l'informazione sia più diretta, a differenza dell'informazione televisiva, che a meno che non si tratti di un'intervista proprio mirata sulla persona. È sempre un'informazione indiretta, mentre invece il giornale no, perché il giornale tratta quella persona, i fatti personali, tutto quanto la riguardano. Quindi forse preferisco il giornale, poi perché uno può riguardarlo, può rileggerlo, può cercare di Non passa. identificarsi. Lei ama gli animali. Secondo lei esiste un animale calcolatore? Ah sì, tutti, come l'uomo. Quindi esiste. È Quindi. certo. Beh, in Eh genere beh, la solo il dote fatto della principale della. sopravvivenza è dovuto anche a un fatto di calcolo, perché altrimenti se uno calcola male le distanze, per esempio, che posso dire, il giaguaro non prende il pesce o non prende il gatto o non prende, è Un importante, calcolo oppure si fa istintivo. prendere. E calcola anche il fatto di dire che si sposerà presto un miliardario, come ho letto recentemente. Veramente, più che un calcolo, questa è proprio una storia vera, una storia d'amore vissuta.